Fossero tutti così i fumetti di Thor, sarebbe molto bello. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul Mondo Virtuale Official Channel, sono Maga. Oggi nuovo Maga consiglia sui fumetti, ma voi prima di iniziare dovete come sempre condividere, mi piacere, commentare, perché oggi siamo al cospetto di Re Thor. Finalmente Thor si è seduto sul trono di Asgard e questo volume, Il Re Divoratore, è una bomba. Dalla prima all'ultima vignetta mi è strapiaciuto. È il primo volume della nuova run, scritta da Donny Cates e disegnata da Klein e con l'aiuto di Will Song. Sono veramente stato felicissimo, felicissimo di aver letto questo volume. Mi è proprio piaciuto, ho finalmente trovato un Thor arrabbiato, serio, che non si fa mettere i piedi in testa. Ovviamente non è il primo fumetto di Thor dove Thor ha questo carattere, però ultimamente non mi era molto piaciuto proprio come avevano sviluppato la figura di Thor. Diciamo che comunque la Guerra dei Regni non è stata, secondo me, una brutta run, però rivederlo così, con questa nuova veste, adesso vi dirò anche il perché, mi è proprio piaciuto. Hanno, secondo me, fatto molto molto bene. Erano ad Asgard, lui era lì nel suo trono, nuovo trono, con i suoi nuovi impegni da re, e piove dal cielo niente po' di meno che Galactus. E devo dire che quella scena, doppia pagina, questa qua, è eccezionale, bellissima a livello proprio di impatto. Quando l'ho visto in questa doppia pagina mi sono proprio gasato. E vediamo il nostro Thor che dà una lezione, se così vogliamo dire, a un Galactus già abbastanza morente, terrorizzato appunto da questo inverno nero che sta arrivando. E voi fino a qua direte: bene, Thor da solo andrà a fronteggiare questo inverno nero? Eh no, è proprio qua che diventa figo e interessante il volume, perché per aiutarlo, per sconfiggere questa entità che non ha rivali all'interno, almeno così dice Galactus, del mondo Marvel, lo fa diventare l'araldo di Galactus, l'araldo del tuono. Immaginatevi Thor con tutti i suoi poteri, ancora più potenziato dal potere cosmico di Galactus. Beh, ne esce un personaggio così, obiettivamente non è il Thor classico, però evocativamente è molto d'impatto, è molto bello da vedere ed ha proprio la differenza tra il Thor classico, asgardiano, mitologico, e un Thor overpower. E questo personaggio interagisce molto con, diciamo, il mondo cosmico della Marvel. C'è anche una riunione tra ex araldi, tra cui c'è anche Ghost Rider cosmico, per citare il primo che mi viene in mente, ma c'è anche Silver Surfer Nero. Se volete sapere di più su Silver Surfer Nero, andate a vedere il nostro manga consiglia e leggete il fumetto. Però è proprio bello e d'impatto, anche perché penserete: Galactus dà gli ordini a Thor e Thor li eseguisce, e un'altra volta e no, perché Thor è pieno di ego, è un re e non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. È lui che decide cosa mangia Galactus e, in un modo o nell'altro, riesce a salvare tantissimi pianeti e a potenziare il suo amico con appunto questi universi, per poi andare ad affrontare l'inverno nero, questa entità che non voglio ovviamente spoilerarvi perché è molto bella e evocativa. L'avrò detto un milione di volte, sia bello che evocativo che figo, perché mi è proprio piaciuto. Cioè, le vignette sono, adesso vi faccio un bel sfoglio, le vignette sono state create in una maniera che Thor venga esaltato a più non posso. Quando ci sono i poteri, quando ci sono gli scontri anche con Beta Ray Bill, eccetera, sono tutti disegnati per mostrare la possenza e la forza del nuovo dio del tuono. E devo dire che ci sono riusciti in pieno, anche quando sprigiona i fulmini dal Mjolnir, quando si interfaccia con Galactus, con questa entità enorme, lui tra virgolette molto più piccolo e insignificante a livello comunque di disegno, eccetera. Ha fatto
si fa veramente, si impettisce e diventa il dio che tutti quanti vorremmo. Io vorrei veramente che anche il Thor dei film fosse così, perché questo secondo me è il vero Thor, il Thor, utilizzo questo termine anche se di solito non lo uso, cazzuto, che mi piace veramente, veramente tanto. Da Maga è tutto, spero di avervi incuriosito, io non posso che consigliarlo, non vedo l'ora che arrivi il secondo volume per leggerlo. Sotto nella descrizione del filmato c'è tutto per seguirci, supportarci, comprare anche il volume dandoci una mano concreta a crescere, e mai come questa volta leggete i fumetti, perché secondo me sono 1,5 miliardi di volte più belli dei film, e questo ne è l'esempio lampante. Hashtag sono virtuale e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!